Ciao a tutti e benvenuti in questo video Ciao. saggi, l'ultimo di questa seconda parte di speciale Chinatown, perché siamo stati un pochettino più bravi, abbiamo acquistato un po' meno roba, se va per dire. L'abbiamo raggruppata meglio. Può essere. Allora, abbiamo innanzitutto un'altra meravigliosa ed enorme confezione di mochi, tutta uguale. Quindi, non so se l'assaggiamo o perché io in video l'ho messa, perché c'era quell'altra confezione dei mochi di Taiwan che non era ben chiaro cosa fossero, ma penso che siano identici, quindi potremmo anche soprassedere. Sono i soliti mochi. Questo qua mi sa che sì, sono gli stessi quelli, di quelli piccolini, giusto? E allora questa qua sì. Andate a vedere i video assaggi che abbiamo fatto. La rete è l'assaggio dei mochi che lo mettiamo lì. Questa è semplicemente la confezione all in one, tutti assieme, quindi via. Allora, Non ne voglio vedere altri di mochi. vediamo. Cioè, burro d'arachidi, Sesamo. pasta di sesamo, sì. Ecco, non riesco a trovare tutto il resto. Pasta di fagioli rossi, olio di palma, sapore di arachidi, vanilla in polvere, passata sesamo, olio, tè verde, fagiolini in zucchero, yam pasta. Il taro, l'ube, una di quelle robe lì, una patata dolce, E viola. basta, quindi sì, Via, sono gli stessi. archiviato. Abbiamo poi due bibite, che sono queste, che dovrebbe essere la sorella di quella con la strega alla pesca, dove non c'è scritto assolutamente niente, tranne bevanda alcolica con zucchero edulcoranti. Succo d'uva, per cui probabilmente saprà di uva. Questo Aspetta, invece. facciamo vedere il gattino arrabbiato. Sì. Questa invece è la bevanda del Manekineko, che è bibita gassata giapponese analcolica al miele. Fuku Maneki Soda Kimura. Quindi questa è il miele, abbiamo due bibite. Questa qua c'ha un manichineco che secondo me c'ha la faccia di un settantenne. Abbiamo due biscotti di Luna, questo per farvi capire che li abbiamo presi proprio, cioè sempre in periodo sbagliato, perché questi sono quelli per la festa d'autunno, li abbiamo presi in fine estate e siamo a maggio. Ma noi li mangeremo lo stesso. Biscotto di Luna, questo è farina, acqua, zucchero, olio, uva seccata, sesamo, arachidi, macigiani, frutta candita e prosciutto crudo. Questo l'ho presa perché volevo, ero fin troppo curiosa di sapere com'è col prosciutto crudo, e questo è il disegno, ma poi li vedrete Questo meglio. qua invece è sesamo nero, fagioli bianchi e amido di mais. Gli ingredienti prima sono gli stessi. Questo invece lo regalavano, cioè quando io ho fatto la spesa da Chinit, c'era una scatolina con dentro questi con scritto gratis, e io ho chiesto, ma gratis? Cioè posso prendere? Sì, prendi, prendi, prendi. Allora ne ho preso uno perché sono curiosa, e ho letto solo ora cosa sono, cioè avevo capito che erano alghe, ed è alga marina, gusto prugna. Prugna, quindi vedremo come saranno. Da cosa partiamo? Io direi iniziamo a versare le Inizia a bibite, versare le bibite, esatto. intanto apro queste meravigliose cose del Allora, Fucugna. Che innanzitutto questa qua del manichineco. frizzante! A quanto pare, piccolo frizzino. Ed ecco qua, c'è sto Sembra colore tipo giallognolo. prosecco. Sembra vino bianco. Ah, ma tutto così, versi assaggi. Cioè, noi iniziamo a versare, ma è proprio versi assaggi. No, ne ho verso assaggio. Un prosecchino qui. Buona. Sembra acqua dolce. Sostanzialmente, acqua gassata dolce. Come tutto quello che abbiamo assaggiato. Ok. Facciamo veloce Niente, anche di traverso. il giretto con il gattino. Intanto, visto che tu versi assaggi, io apro il assaggio, quindi l'odore non è dei più rassicuranti. Neanche di questa. Molto bene. Vediamo. Anche questa qua è frizzante, non ha fatto lo scoppiettino però.
E come colore, non so se si vede. Vabbè, qual è il colore della bottiglia? Verdino molto fluo. Sembra le caramelline, quelle della... Tieni. Sembra le caramelline all'uva, quelle che erano, mi sembra, della box che ti avevano regalato. Quelle gommose. Ma questo chissà che gusto ha. Assaggia, amore, assaggia. Sì, questa è l'uva, ma l'uva frizzante non mi fa impazzire. L'uva dolce frizzante. Sembrano le caramelline quelle che viene nella box, no? Sì, più o meno. Però qui c'è anche un retrogusto di vaniglia. Non so. Come trovi queste meravigliose alghe alla prugna? Ora capisco perché le regalavano. Sono molto forti. Sono tipo... sanno di pesce. Come giusto che sia, perché sono alghe, sanno di pesce. E sono tipo... non so come spiegare, tipo... un po' sprognole, un po'... c'è il gatto che vuole entrare, si sente sotto il mio volante. C'hanno anche parecchio sale. Sono salate. Sono... sanno di pesce, salato... tutto molto a, e in più c'è la prugna. Io non so se sono bocciate proprio. Un gusto molto particolare. Regalate si vanno bene, cioè nel senso assaggiarle sì, ma... si prova tutto. Però effettivamente come gusto non sono al massimo. Passiamo ai nostri meravigliosi mooncake. Aspetta. Tu quale vuoi? Ma questa la vuoi conservare? No, anche per aprire. Allora, questo qui è quello che... ai fagioli. Sesamo nero, fagioli bianchi, aglio di mais. E questo è il disegno, che non so neanche se è dritto. Probabilmente così è dritto. Che c'è su questa mooncake. Le mooncake sono appunto queste tortine che si fanno per l'equinozio d'autunno. Sono riuscita a tagliarle e non so riuscirle. Niente. Che si fanno per l'equinozio d'autunno, hanno diversi disegni. Questa qua. Perché infatti anche quella è diversa. Dovrebbe essere, cioè, così, 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 piatto. No, non credo che sia storto, piatto. Sicuramente in verticale, questo in verticale di sicuro. Questo qua si direbbe così, perché mi sa che quella casettina... Non vedo un tubo perché c'è davanti a tua mano. La casettina va dritta. Non penso vada così. Storta. Va storto? Vabbè, se sapete, diteci come si fa. Abbiamo fatto tutte le angolazioni. Sono giapponesi, sono appunto in onore della luna. C'erano delle scatole meravigliose, molto costose, con disegnati di coniglietti, perché i coniglietti vivono sulla luna, secondo il folklore giapponese. E appunto questi sono i dolci tipici, anche se questo qui appunto c'è anche il prosciutto crudo, per cui non sono solo dolci. Proviamo. Ah, dietro c'è... no, niente, un quadrato normale, c'è tipo lo stampino. Probabilmente lo stampino dove stanno sopra, sì, esatto. Assaggiamo così? Vuoi spezzarlo a metà? Ok. Molto gnocchi. Probabilmente sono anche un po' vecchi, però sono gnocchi. Questo è quello al sesamo nero. Smotto da fuoco. Anche questo non è dolce comunque. Ha dolciastro, ma non è una cosa che definirei dolce. Non so. Dai, ti sei anche bevuto tutto. Non è vero. E questo qua invece... Andiamo... si mette a fuoco, non riesco a vedere. Si vede, c'è un'uvetta lì e c'è tutti gli altri.
Qua c'è scritto macedonia di frutta, arachidi, sesamo. Prosciutto mi sa che c'è solo per nome, non si sente a meno che non c'hanno un cuore, mettiamola così, e quindi al centro non ci sia nulla di. Guarda tutti i pezzettini, quello è tipo più pasta. No, non si direbbe esserci cuore. La noce, non so, apparentemente la noce. Tutta candita è buonissima. Io preferisco questo. Questo è molto più dolce. No, è proprio dolce questo. Sarà che ho beccato un candito. Questo è molto buono. Comunque sono interessanti. La prossima volta ne prenderemo altri, magari di altri gusti. Perché se non mi sbaglio hanno 4-5 varietà e in più hanno anche le confezioni tonde, tipo quelle dei biscotti, da poter acquistare. Quelle che vi dicevo condizionati con erano scatole tutte rosse, condizionati i coniglietti, e le scritte in oro, e c'erano di diverse dimensioni e di diversi gusti. E lì c'era appunto la selezione di diversi gusti di mooncake, ma si trovano fatte così, poi si trovano fatte, credo, di qualcosa che potrebbe essere considerata una specie di pasta di zucchero colorata, perché le ho viste al Chain It. Gialle, rosa e verdi. Non so se è marzapane, se è pasta di zucchero. Con cosa sono fatte? Ma non sono fatte tipo queste che hanno questa specie di, diciamo, contenitore di brioche, chiamiamola, di tortina, una tortina questa. E l'impasto è di roba macinata tutta assieme, tipo lì penso che siano fagioli bianchi e sesamo macinati, qua appunto macinato con. Che alla fine l'esterno è morbido e l'interno è un po' più duretto. Macedonia di frutta, sesamo, arachidi, tutto macinato assieme. Il prosciutto crudo effettivamente non si sente, io mi aspettavo di sentire un contrasto fortissimo, ma non si sente. Dicevo, ci sono anche quegli altri, magari prima o poi proveremo Una quelli. confezione, un qualcosa, giusto per assaggiare e vedere se ci piacevano, poi prima di prenderne 270. Più che altro perché queste qui mi sembravano le più originali, fatte così, fatte a tipo tortina, le altre non lo so. Se sono proprio le mooncake del periodo, eccetera, oppure se sono dolcetti simili. Bene. Pareri sulle bevande, su. Allora, bevanda preferita? Sì, Questa. quella lì. Quell'altra all'uva non è male, ma non mi fa impazzire. Questa invece è molto buona. Anche perché è succo d'uva frizzante, cioè quindi è un Ma non è po'. solo succo d'uva, io ci sento dentro anche qualcosa tipo della vaniglia, come se fosse un budino di vaniglia e uva, cioè una roba che beh, Secondo me è solo il fatto che sia uva frizzante, anche perché l'uva frizzante c'ha. Non è vabbè. No, la il Fanta all'uva massimo. frizzante è diversa, non sento il sapore di vaniglia, appunto. Queste? Quelli li dimentichiamo. Quelli. O Sono molto carini, ma no. meglio, hanno comunque appunto questo gusto molto particolare che. Secondo me può essere anche tipo gli stecchini di pesce, quelli che avevamo preso. Non so se li avevi Già l'odore assaggiati. No, li avevi assaggiati da solo gli stecchini di pesce. è. Non lo so se avevo fatto il Quelli che poi video. abbiamo fatto anche fritti. Non so se ci ho fatto il video, non credo. Poi appunto vendono questi confezioni di filetti, diciamo striscette di pesce, che quelle lì a differenza sono molto buone, che poi le ti diceva di mangiarle sia così normalmente sia di farle fritte, e Tutte sono buone in ferme. tutti e due i modi. Questa qua invece Fatta. c'ha. Non
Già il gusto dell'alga, quando uno, non so, se prende l'alga normale, quando fa il sushi a caso, cose, se la mangia, c'ha quel gusto un po' particolare. Questo qua è pieno di sale, ha il gusto della prugna, è molto molto condita. Troppo. Perché l'insalata, quella d'alghe normali, quella ti piace. Tra l'altro non vado a mangiare, io penso che vado a mangiarti così, perché sono snack, non penso che vado a battuto in acqua per tirare idratare. Almeno non penso. Allora, alga marina, alimenti secchi lavorati a base di prugna, condimento fermentato sake dolce, idrolizzato di proteine, estratto bonito, quindi qui i bonito flakes di cui invece ho fatto un video, di tonno, per cui tanto ti piace anche per quello. Condimento acidulante, sorbitolo, dolcificante, che è dolcificante di stevia, può contenere tracce di soia. Ma non lo so. Non è uno snack così, anche perché con le proteine e con tutto il resto. Tortine. Tortina per me è questa qua, al sesamo. La mia preferita invece è questa qui con la macellaia. Non l'avrei mai detto che è quella al sesamo, però è quella al sesamo. Io preferisco questa qui con la macellaia di canditi, molto più buona. Qua ci sono dentro tutti questi semini. Sto cercando di capire se... Forse questo è prosciutto crudo, no. Sembra un candito anche questo. Vabbè. Bene. Siamo giunti al termine di tutta la serie, di questa seconda di parte video della serie. Andatevi a rivedere nella playlist apposta, perché ho creato una playlist apposta. Oltre alla rassaggio, c'è la rassaggio speciale Chinatown, dove ci sono tutti i video della prima serie, due video haul e questi video di questa serie. E niente, non vedo l'ora di poter tornare in Chinatown, Paolo Sarpio, Milano, a comprare le peggio schifezze da poi assaggiare nei video. Bene, un bacio e alla prossima. Ciao!